Siamo alla 58esima edizione del Corteo Matildico, tante novità. La prima sicuramente è quella che abbiamo un cambio di regia, ma possiamo dire in continuità con il lavoro che è stato svolto in questi 5 anni da Sabrina Paravicini. Salve a tutti, buongiorno, ed è un piacere essere di nuovo qui a casa, perché come abbiamo già detto, sono di casa. Intanto io volevo ringraziare Sabrina Paravicini per aver dato veramente a me la possibilità di prendere in mano la regia di questo evento. È una responsabilità grande, e il fatto che in qualche modo Sabrina abbia fatto il mio nome, poi c'è stato questo effettivo passaggio di testimone, è un modo mi inorgoglisce molto, e sono qui soprattutto grazie a lei. Dal punto di vista attoriale io non ho nulla da dire, perché ho scelto ad occhi chiusi delle persone che, prima di essere dei grandissimi professionisti, sono dei miei grandi amici, e quindi conosco benissimo la qualità umana oltre che professionale, che secondo me vale molto di più. Ho fatto una scelta che verteva soprattutto su queste doti, oltre quelle ovviamente artistiche, recitative e interpretative, ma su queste doti che so comunque essere una garanzia e un'ancora di salvataggio per tutti e tutte. Prima di tutto, infatti, ringrazio Valerio. Ci siamo appunto sentiti, mi ha detto: ti voglio raccontare un progetto che a me sta a cuore. E poi, dopo che me l'ha raccontato, io: ah, ma è bellissimo, che bello! Ma tu la faresti, Matilde? Ricalarci in un ambiente sicuramente umano, un po' più lento e un po' più accorto, in cui anche le sfumature vengono colte, mi rende veramente orgogliosa di essere stata proposta. Quando mi ha detto: ma come ti senti tu? E ho detto: no, io non vengo dal teatro, quindi io mi cago in mano. Cioè, quindi cercherò di impegnarmi tantissimo e di portare, ecco, una parte di me, dove spero che comunque ognuno qualcosina ci si possa riconoscere. Quando ci ha contattati Valerio per partecipare a questo progetto, dove lui aveva già partecipato, ci raccontava con entusiasmo di questa cosa, ci è venuto in mente l'idea di quante volte è che voi avete visto questa rappresentazione. Quindi è come venire a giocare con un vostro gioco, cioè un gioco di una società che ricorda e rivive questo momento storico. Avere appunto lo scettro, la palla, il gioco di quel momento lì è un onore enorme, e soprattutto per ricordare in questo momento qui, che è un momento in cui c'è molto bisogno di Europa, secondo me, c'è bisogno di ricordare dei personaggi che ci raccontano e dovrebbero in qualche modo raccontare tutti noi come società intera. Venendo dal teatro e dal cinema, siamo abituati a delle situazioni più protette dove si può recitare, però è anche vero che a volte sono più fredde. Invece vivere in prima persona quel momento lì, davanti a tutti, insieme a tutti, secondo me può arrivare a una temperatura stupenda, e ci stiamo preparando per questo. O ti fingi morto, certo, o fai qualcosa. O facciamo qualcosa, quindi noi stiamo lavorando per fare il massimo, appunto. Grazie. Sono Maria Antonietta Centoducati, attrice, in questo caso regista di questi 10 minuti di teatro che anticipano quello che sarà poi l'episodio clou del corteo. In questo spettacolo mettiamo in scena un piccolo episodio della vita di Matilde, che però avrà conseguenze importanti nella sua storia bellica, diciamo. È un episodio che la gente gradirà, perché è nuovo, non si conosce ed è teatralissimo, quindi aiutiamo il pubblico a entrare nella magia di quello che verrà dopo. Viviamo per Matilde! Per Matilde!
Quest'anno portiamo in scena un episodio della vita di Matilde che mi dà l'opportunità di far vedere dei lati del carattere di Matilde diversi da quelli che abbiamo visto sinora. Assieme ai miei soldati ci impegneremo anima e corpo per difendere l'onore della Nostra Signora, però purtroppo questa fedeltà ci porterà a conseguenze. Ricopro il ruolo di un soldato sopravvissuto all'episodio che mettiamo in scena quest'anno, per cui diciamo sono il custode e quello che ha permesso di raccontare, testimone, che ha permesso di raccontare a Matilde come si sono svolti i fatti e di tramandare fino a noi questo episodio. Quest'anno la sfida era più ardua perché ci siamo imposti un obiettivo superiore, o meglio presentare uno spettacolo di combattimento, sì, ma con il recitato al suo interno, quindi attori che collaborassero con i nostri, diciamo, performer. Siamo felicissimi di poter aprire il corteo in questo momento così misterioso. Venite a vederlo. Sì, vivilo, 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 tu l'hai visto davvero. Tu eri lì, hai visto il sangue per terra, hai sentito l'odore dei corpi sgozzati e hai sofferto. Fammi vedere che soffri. Soffri. Così un po' troppo. Mi fai dall'inizio, via. Perché questo turbamento? Quando sono caduto in questa oscurità d'animo, è bastato un momento di debolezza, di vanità, e la decisione era presa. Non credo più nel vicario di Cristo, né in questa guerra all'impero che da decenni porta alla morte migliaia di uomini valorosi. Quanti ancora dovranno pagare con la vita perché io possa alzare il mio vessillo sul campo di battaglia? Seduto qui, ora vedo nitido il destino della mia signora. Cadere per mano mia, a un passo dalla vittoria. Questo è il frutto del mio tradimento. Qualcuno di voi che interpreta il fedele Alpinoro? Io. Mettetevi laddove dovete entrare, grazie. Prendete posizione e accogliete i villici. Essi vivono tranquilli in queste terre. Quando sentite la parola signora, la potenza della Nostra Signora, inginocchiatevi, come dire, caspita. Mamma mia, dopo quella non si alza più. Fate anche solo una riverenza. Chi può si inginocchia? La potenza della Nostra Signora. Avete sentito? Qualcuno è giovane, si inginocchia. Vi accogliamo con gioia, dame e cavalieri. Continuate il vostro percorso. Recano in dono, andate. Recano in dono un pregevole omaggio, frutto dei castagneti voluti da Matilde, sostentamento delle genti matildiche. Ma che faccio? Ma che faccio attesa? Ma che faccio attesa? Dovete sfilare un pochettino meno vicino al pubblico. Cosa dovete fare con l'ultima battuta? Io, Matilde, vicaria imperiale in Italia, secondo il mio ufficio e la mia persona, a voi, mio supremo signore, nelle cose di questo mondo, fatta salva la fedeltà dovuta al sommo successore di Pietro, vicario sulla terra, dovremmo dire all'attrice, fare una piccola pausa, di Cristo Redentore. Bandiere su! Sulle mani! Fai
particolari del lavoro, ecco. Come sempre. Dopo vendi il brevetto, guarda, questo è un brevetto nostro. Voglio che tu documenti questa cosa. Scaletta sabato sera bel tempo, no, perché questo va documentato. Scaletta sabato sera se piove un po'. Scaletta sabato sera se piove tutto il pomeriggio. Fieri, bellissimi, dovete esprimere una gioia, che bello, la Matilde, e dura due ore, ragazzi, che... Tempo di ogni contratto. Nuovo re le confessa che mai una donna simile a lei aveva trovato. Andiamo, onorabili dame e cavalieri. Il papà non mi manca. Allora, secondo me c'è qualcosa che tocca. Emidio, gentilmente, qua mi chiedono quando arriva il bambino, da chi ha annunciato il bambino. Intanto che continui a camminare, con la coda dell'occhio, capisci. Comincia a dire alla gente di non uscire, ti fai girare, vedrai che non ci torna più. Ela, buongiorno. Gran contessa. Queste robe sono lassative, non ne puoi prendere. Aspetta, lo puoi dire alla camera? Le pastiglie per la voce e la gola, se ne prendi 4 o 5, sono lassative, quindi non ne puoi prendere troppe. Oh, pianto! Mettiamoci in posa. Un club, è un video. Mettiamoci in posa lo stesso. Cipolle! No, vabbè, ma bellissimo, ti mutandino! È ricchi! Ciao! È anche bello il colore, devo dire la verità, mi piace. Ma fate Geppi, non potevano mica essere verdi, non sicuro. L'attore mi perde credibilità con questo cappello, però. Cioè. Quando sono caduto in questa oscurità d'animo. Ti puoi tradire con quel cappello lì?
la versione rockstar è Ugo del Manson. Aspetta, una preview, faccia di Ugo, entra nel personaggio. È lui, guarda che gioco di luce che c'è col cappello. Quanti ancora dovranno pagare con la vita? E col cappello. Dove sarà? Bello il cappello. Ecco, perdi un po'. Pietro non va toccato perché è un attore importante per la scena. Giornata abbastanza impegnativa a tempo. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato, tutti questi gruppi accampati, tutti quanti hanno deciso di seguirci e crederci come noi e siamo stati premiati. Guardate che serata meravigliosa! Per raccontare un episodio della vita della nostra amata signora. Vi offro la possibilità di unirvi a me. Alleatevi o morite. Uomini! Non avete scelto questa vita mortale! Viviamo per Matilde! Per Matilde! Moriamo! Per Matilde! L'imperatore sapeva tutto. Spiegati meglio, soldato. Ugo del Manso ha tradito. Mutan così le vicende. Ora vinci, ora perdi. Ma è l'obiettivo ostinato a decretare la vittoria. Thank you.
potevo certo tornare in Germania senza prima far visita a voi. Salute a voi, mio caparbio imperatore, e sia benvenuta la vostra regale persona. Per vostra volontà di pace mi siete diventata potente alleata e mi avete accolto nel vostro castello di Vianello come figlio tornato da terre lontane.